Bentrovati a questo evento che è la decima edizione per il concerto per i candelieri. Abbiamo qui, ci fa un piacere, la rappresentanza dell'amministrazione comunale e naturalmente un saluto è più che doveroso. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio della vostra partecipazione. È nuovamente un concerto della banda musicale di Ploaghe che dobbiamo veramente ringraziare per tutto quello che fa. E non solo il concerto che fa parte del Ferragosto ploaghese, ma che accompagna comunque sempre tante processioni e tante iniziative. Veramente un grazie di cuore. E un applauso per loro, per questi giovani. Diversamente giovani, come vedo c'è qualcuno, però quello che fanno è veramente importante. La musica è un linguaggio universale, per cui trovare tanti giovani che con la banda trovano il loro talento, lo sviluppo del loro talento è veramente bello. Loro hanno adesso dei nuovi locali dove fanno le prove, vi invitiamo a visitarli e anche a provare per quello che loro fanno, quindi devo solamente ringraziare. Non tolgo altro tempo perché vogliamo veramente ascoltare e godere questa bella serata di musica. Grazie veramente di cuore. Grazie, veramente grazie. Vi ringrazio anch'io per essere intervenuti così numerosi. Abbiamo voluto rompere il ghiaccio nel modo per noi più naturale possibile. Non è stata una mancanza di rispetto non avervi salutato inizialmente, quanto piuttosto il nostro saluto è stato musicale. Questa sera ci ritroviamo dinanzi ad un evento, come vi ho indicato prima, che è la decima edizione del concerto per i candelieri. 10 anni sono tanti, eh? Vero, Tori, mi confermi? 10 anni sono tanti, eh? Oltretutto in questa bellissima location, perché è veramente molto bella. I protagonisti di questo concerto, naturalmente, la banda musicale di Ploaghe. La banda musicale di Ploaghe, come io ho anche l'onere di presentare, quindi qualche cenno storico me lo dovete consentire, perché naturalmente quello che è la banda adesso è il frutto di tutti gli anni comunque che sono trascorsi fino adesso e rappresenta comunque proprio un carico di esperienza, soprattutto dal punto di vista sociale. La banda musicale di Ploaghe nasce nel 1989 grazie all'impegno profuso da alcuni appassionati. Una prima esperienza bandistica, tuttavia, si ebbe a Ploaghe nei primi anni 50. Molti ragazzi si sono avvicinati alla musica grazie ai corsi musicali che la banda annualmente propone. La banda musicale di Ploaghe, dal 92, che è l'anno di esordio, svolge ininterrottamente la sua opera. Lo scopo è quello di promuovere e divulgare la conoscenza e la pratica della musica organizzando e partecipando a concerti, a raduni bandistici e alle feste, naturalmente, che animano il tessuto sociale dei diversi paesi e delle diverse realtà. Inoltre l'associazione da anni organizza gratuitamente i corsi di preparazione musicale per tutti gli strumenti, che sono aperti a tutti, giovani, diversamente giovani. Io, come dico io, è da veramente da 3 a 99 anni e più. Il brano che avete ascoltato si intitola Chiuso per ferie ed è un arrangiamento del maestro Doppel, che contiene alcuni successi. Qualcuno l'avete riconosciuto? Sì. Sì. Come ad esempio il brano Luglio, che è il brano preferito del presidente Toresini. Poi Vamos alla playa, questo è preferito da qualche altra sezione, il sax contralti. Infine Un'estate al mare, appunto, che è il brano che Franco Battiato ha scritto ed è stato inciso da Giulio Russo. Ogni nostro concerto vuole rappresentare l'opportunità di un viaggio nel tempo, pur restando fermi, perché effettivamente si può viaggiare senza anche andare a nessuna parte. Il secondo brano che vi proponiamo si intitola Musica Maestro ed è un medley festoso per banda, arrangiato sempre al maestro Doppel. Sentiremo i brani quali Zoom Zoom Zoom, Portobello e Tanti Auguri, che sicuramente avrete sentito almeno una volta nella vostra vita. Buon ascolto. Sì.